Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Niente di particolarmente interessante oggi, no, sto scherzando. Praticamente avevo pensato di fare questo video perché sui social vi ho informato già da un po' del fatto che ho iniziato Horizon Zero Dawn e praticamente volevo farvi sapere le mie impressioni a caldo, visto che comunque ci sto giocando da 3-4 giorni, quindi diciamo che non è ancora venuto il momento per una recensione vera e propria. Probabilmente non sono neanche a un quinto barra un settimo eccetera eccetera della trama e quindi ovviamente su questa non posso esprimermi, però ho giocato già un bel po' di ore e quindi diciamo che posso esprimermi per quanto riguarda... Cazzo, il condizionatore, tutte le volte mi dimentico, spero che non si sia sentito troppo casino in questa parte di video. Madonna, che memoria, pessima. Dicevo, ho già giocato qualche ora, quindi posso dire, diciamo, per quanto riguarda il gameplay, e sinceramente era da un po' che non trovavo un gioco così divertente, perché devo dire che mi sta divertendo parecchio. E per quanto mi riguarda la trama, anche se non posso dire niente, per ora mi sta prendendo. Quindi mettiamoci il fatto che la trama mi ha un po' preso, in più il gameplay è divertente, per ora il mio giudizio è nettamente positivo. Ovviamente non posso dirvi che mi piacerà per forza, perché mi sembra ovvio che il parere su un gioco è soggettivo. Però ecco, quello che posso dirvi io è che la protagonista ci sta. All'inizio, cioè, siete lei da piccola ed è carino perché comunque un attimo vi dà un background. Gli altri personaggi per ora, appunto, non posso dirvi niente perché nella trama non sono andata abbastanza avanti. Le macchine che sono all'interno del gioco, quelle che insomma praticamente potete scegliere di comandare, uccidere eccetera eccetera, praticamente come funziona? Tu inizi nella tua zona e le macchine sono abbastanza scarse, però tu sei ancora più scarso e quindi dici cazzo, però tirarne giù una non è facile con l'arco, cioè avessi una minigun, ma non ce l'hai una minigun, momento triste, niente minigun, e quindi ti devi accontentare dell'arco, della fionda eccetera eccetera. Comunque all'inizio ti dovrai scontrare con queste macchine che sono veramente scarse, cioè ce ne sono alcune che si chiamano vedette, che servono solo esclusivamente per romperti i coglioni. Quello è il loro scopo, penso, principale, per farti sgamare quando tu stai girando tranquillamente a raccogliere le erbette, le piante, il legno per usarlo per le frecce. No, loro ti devono individuare. Comunque, nel primo pezzo ci saranno macchine più deboli, ovviamente man mano che si va avanti ci sono sempre più forti le macchine. Io più volte mi sono ritrovata in una situazione in cui mi ero inoltrata in territori dove non era il caso magari, visto che ero ancora veramente scarsa, e mi sono ritrovata davanti macchine che magari avevano il livello di, non so sinceramente a cosa si riferisca, penso però alla difficoltà per abbatterle, non penso alle skills, però penso più alla difficoltà nell'abbatterle in generale, cioè anche se magari tu hai potenziato tutte le, cazzo ne so, quelle da audace, quindi ci sono questi potenziamenti come in tutti i giochi, ti devi potenziare. Nonostante tu l'abbia fatto tutti quelli, magari quindi sei più brava a tirare giù le macchine piuttosto che a raccogliere le pianticelle per la strada, secondo me comunque sono cazzi, perché tipo io l'altro giorno ne ho beccata una, io sono a livello 17-18, ne ho beccata una che era a livello 27. Cioè, io l'ho vista, ho detto, salve, come va? E lei mi ha guardato e mi ha asfaltato, quindi nel giro di 2 secondi ero morta. Ma avevo le pozioni, avevo cose per curarmi, ma giro 2 secondi ero già stecchita. Che ho detto, vabbè, allora niente, come ho detto. Comunque sì, a parte questa cosa che ogni tanto bisogna stare attenti dove ci si inoltra, perché sennò si rischia di fare una brutta fine. A parte questo, direi che appunto è divertente. Anche magari scontrarsi con macchine che hanno solo qualche livello più del tuo e sconfiggere, diciamo che dà una certa soddisfazione. Ah, in più c'è la modalità foto che è davvero carina, che dovreste provarla se avete il gioco, perché praticamente cliccate su options e dopo vi compare il menu. Nel menu dovete selezionare modalità foto e voi praticamente potete modificare la posa di Aloy. Può mettere tipo, non so, lei in questa posa così, che è tanto carina, o se no tipo così, e poi con cambiare lo sfondo, cioè nel senso che voi magari la girate in modo che il panorama dietro, per dire bello, sembra che si faccia un selfie, è davvero carino.
come modalità per condividere magari con gli amici quello che si sta facendo, le minchiate che si stanno facendo su quel gioco. È un'idea carina. Sto già sbloccando, sto provando veramente una vita, quindi taglio corto. Per ora Horizon mi sta piacendo, per questo è quest'altro motivo. Spero di avervi delucidato. Nonostante questo, ve lo consiglio solo esclusivamente se magari è in sconto, perché non penso, cioè nonostante sia divertente, non penso che valga sinceramente 70 euro. Quindi adesso non so, più o meno si dovrebbe girare sui 40 e già ci sta di più. Però ecco, Day One non l'avrei preso. Infatti, vabbè, questa è scrocco perché me l'ha prestato il moroso, però... in ogni caso non penso che avrei speso 70 euro per un gioco simile. Nonostante sia carino, perché ho detto è carino. Solo che appunto magari non da 70 euro e non di certo al Day One. Anche perché prima volevo vedere che cosa, cioè, cosa la gente diceva a riguardo. Ho già fatto l'errore di comprare un gioco al Day One e dopo mi sono resa conto che faceva schifo Unity. E quindi magari penso che non ripeterò più questo errore. Comunque questo è il video, scusate se sono stata così prolissa. Alla prossima e buon proseguimento. Ciao!